Una sega a nastro o bindella è una macchina che permette di tagliare diversi materiali. Normalmente è costituita da una incastellatura che sorregge due volani su cui è posta la lama e un piano d'appoggio con una scanalatura dove passa la lama stessa. La lama è costituita da un nastro in acciaio dentato sul lato anteriore e liscio sul lato posteriore. La tensione della lama è ottenuta tramite un volantino che spinge e attraverso delle molle. Il volano superiore scorre su una guida. Su macchine di piccole dimensioni c'è una striscia di sughero o di gomma piuma per aderire meglio e viene modellata dall'operatore, mentre sulle macchine più grandi come le segatronchi secondo volani hanno una particolare bombatura. Per impedire lo scarrucolamento della lama dai volani durante l'avanzamento del pezzo sopra e sotto ci sono i guidalama. Il guidalama superiore è composto da un cuscinetto che poggia sul dorso del nastro per evitare lo spostamento della lama. Sui fianchi invece si trovano o dei blocchetti in legno duro o due cuscinetti contrapposti ai lati del nastro che mantengono la lama dritta ed evitano gli sbandamenti laterali. Le lame sono essenzialmente formate da acciai speciali, mentre i denti sono in acciaio riportato.